Barone Vassallo, siamo al 2 maggio 2023. Buonasera a tutti. Ieri ho osservato molto attentamente tutto quello che succedeva attorno a me. E nonostante, diciamo, fosse palese ormai che la festa dei lavoratori, il 1º maggio, sono almeno un paio di anni da quando, diciamo, un po' si è rinormalizzata la situazione delle pagliacciate. Sono almeno un paio di anni che si festeggia molto, molto di meno. Non parlo solo di manifestazioni politiche che comunque continuano in Piazza del Popolo, continuano altrove, continuano a farsi beffa di chi veramente è lavoratore, ma anche tra le persone. C'è stato sempre un grande afflusso di persone che andavano a fare la scampagnata, andavano a fare, diciamo, una sorta di bracciolata con gli amici, con i conoscenti. Eppure quest'anno, come l'anno scorso, questa ricorrenza si è nettamente ridotta. Ma perché si è nettamente ridotta? Si è nettamente ridotta non perché le persone abbiano perso la voglia di divertirsi, di stare assieme, di banchettare con gli amici, perché abbiamo visto che nonostante abbiano in tutti i modi cercato di interrompere questa convenzione che andava avanti da un secolo, perlomeno relativamente al periodo post-guerra, quasi un secolo. Naturalmente la giovialità, il senso di stare assieme c'è sempre stato, però naturalmente dal dopoguerra in poi c'era di più, anche perché siamo passati in un momento di benessere, in un momento di tranquillità relativa, e quindi si era molto molto accentuato questa normalità. Quest'anno e l'anno scorso no, però noi penso che dobbiamo andare alla fonte dei fatti. Anche quelle persone che sono andate in Piazza del Popolo, che magari hanno fatto manifestazioni in tutta Italia, comunque incontri, aggregazioni per festeggiare il 1º maggio, la festa dei lavoratori. Io vorrei porre due domande. Ma queste persone non se ne sono accorte che all'incirca dal 2011, da quando arrivò il governo Monti, lavorare non è più una cosa di cui vantarsi, è una cosa di cui veramente essere rattristati. Perché? Partiamo dal principio della fine. Arriva il 2011, crolla il governo Berlusconi, arriva il governo Monti. Il governo Monti comincia una caccia spietata a tutti quelli che lavoravano. Pensate soltanto voi, quando fermavano le autovetture in autostrada, chiedendo alle persone come avessero fatto ad acquistarle. Naturalmente non è che parliamo di Panda Punto e 500, parliamo di macchine di un certo calibro: Audi, Mercedes, Lamborghini, Ferrari, per alcuni naturalmente quello credo che sia sempre avvenuto, però parliamoci chiaro, un imprenditore che viaggiava in BMW X5 o che viaggiava in Mercedes ML o che viaggiava in autovetture di categoria medio-alta, ma diciamo che hanno sempre caratterizzato l'imprenditore, come magari negli anni 80,
70 erano caratterizzati da berlinoni, da coupé Maserati e via discorrendo. Si comincia appunto, dicevo, questa caccia al lavoratore. Non parliamo poi del fatto che naturalmente molti si sono rotti i coglioni e giustamente hanno preso e sono andati via dall'Italia, licenziando centinaia e centinaia di persone. Quanti nostri amici, o magari io ricordo, faccio l'esempio diretto di una fidanzata che aveva quei tempi, la quale non aveva grossi bagagli culturali, non aveva grosse possibilità, perlomeno nel campo lavorativo, ma faceva un lavoro dignitosissimo che le dava uno stipendio mensile dignitosissimo col quale potevamo andare avanti, potevamo mandare avanti l'allora famiglia. Questa persona di colpo, 2012, chiude l'azienda in cui lavorava, grazie a Monti, e viene mandata via. Da quel momento ha fatto questi lavoretti da persone disperate, call center, porta a porta, quelli che fanno Herbalife, quelli che fanno i contratti un pochino allegri con società telefoniche, società di corrente elettrica e via discorrendo. Queste persone credevano che sarebbe stato un fatto momentaneo lavorare in quel modo. Invece poi con il tempo hanno perso anche quel lavoro che faceva schifo. Come quando si rifletteva su Fantozzi. Fantozzi era considerato negli anni 70-80 il prototipo dell'uomo fallito, ma guardandolo oggi era molto molto più riuscito dei giovani, o comunque della classe di età media del nostro paese, perché era un uomo che aveva una famiglia, lavorava soltanto lui e manteneva la moglie, aveva appunto una moglie, una figlia, aveva una casa di proprietà, una macchina di proprietà e tutto questo. Oggi lo potete vedere anche dai giovani, io conosco tantissimi ragazzi giovanissimi che non hanno preso la patente, che non avranno mai la macchina, che probabilmente non si sposeranno, che probabilmente non compreranno casa e probabilmente non avranno mai un posto fisso. Un posto fisso che possa dargli la sicurezza di un futuro, la sicurezza della vita, una possibilità di costruire. Inutile che molti fanno le romanzine: ah, noi italiani siamo troppo legati al posto fisso, guardate in America il posto fisso non esiste, in America tutti cambiano lavoro ogni 2 anni, cambiano mansione ogni 2 anni. Ma queste sono le solite buffonate dei sindacati, di questi schifosi di sindacati che abbiamo oggi. Pensate soltanto un personaggio come Landini, che vi rimando a leggere la storia della sua vita, non la voglio neanche raccontare. Personaggi così che in realtà, anche se uno può essere da una parte o dall'altra della barricata, può essere un datore di lavoro come può essere un dipendente, ma guardando soltanto quello che fanno questi nuovi sindacati è palese che loro difendano soltanto il padrone, il datore di lavoro, non più come si faceva in passato, nei mitici anni 70, nei mitici anni 80, quando i sindacati erano odiati dagli imprenditori perché erano soltanto con i lavoratori, quello come giusto che fosse. E naturalmente le associazioni di categoria, non le tiro fuori, le associazioni di categoria erano con gli imprenditori. Oggi siamo nella Babilonia, quante volte ve l'ho detto, una Babilonia di idee, una Babilonia di depravazioni, di corruzioni, di falsità. E allora come si fa nel 2023 a festeggiare la festa dei lavoratori? Quali sono i nuovi lavoratori? I nuovi lavoratori sono i disperati che lavorano per Glovo, che portano le pizze a casa delle persone sotto la pioggia, col freddo d'inverno, a mezzanotte, col ghiaccio, con le intemperie,
non parliamo di Roma, ma parliamo del resto d'Italia, con la neve, con tutte le più insensate mansioni lavorative che purtroppo hanno creato questi ultimi anni. Pensate soltanto quante persone ormai vivono dentro casa e si fanno portare tutto, si fanno portare la spesa, si fanno portare il fast food, si fanno portare la rosticceria, tutto. Sono quelle le persone che devono festeggiare? Sono i migliaia di licenziati delle varie aziende che hanno chiuso? Sono le migliaia di attività commerciali che durante il 41 bis sono state costrette a essere chiuse e hanno fallito? Sono gli imprenditori come me che lavorano oggi solo per pagare le tasse? E tanti altri, tantissimi altri, concessionarie costrette a chiudere perché non si vendono più automobili, autodemolizioni costrette a chiudere perché non hanno 7 metri di scavo nella terra per evitare che eventuali gocce di olio penetrino il terreno. No, non ho fatto il video ieri, non l'ho voluto fare appositamente perché volevo vedere quanto poteva essere sentita l'assurda situazione attuale. La verità è che non ho visto, a parte la svogliatezza di festeggiare, non ho visto altre accezioni a tutto questo, e questo veramente mi preoccupa perché siamo alle solite che si lascia distruggere un paese senza dire nulla. Bene, domani farò una puntata interessantissima, non perdetela, sulla ZTL del Comune di Roma. Faremo delle riflessioni importantissime, perché questi bastardi, questi maledetti che abbiamo al governo, che abbiamo al comune, che abbiamo alla regione, debbono essere ripagati del male che stanno facendo a norma di legge, ma debbono essere ripagati. Ne parleremo domani. Ciao a tutti, ragazzi.